Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? Gli rispose, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo, poi, è simile a quello. Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Parola del Signore. Il Vangelo odierno ci parla del Messia a Gerusalemme e si inserisce nella tematica Gesù nel santuario, una tematica trattata attraverso la nozione dei segni, insegnamenti e discussioni. In altre parole, siamo in una delle quattro dispute raggruppate da Matteo al capitolo 22, versetti da 15 a 46, ovvero la politica e la terra, la resurrezione. Il grande comandamento, il Messia e Davide. Il testo comincia facendo notare che i farisei avevano ascoltato l'insegnamento di Gesù, o meglio le risposte sagge di Gesù ai sadducei sulla resurrezione. E per dire che tante persone ascoltavano il Maestro, ma tutti non l'ascoltavano con la stessa motivazione. Perciò un dottore l'interrogò per metterlo alla prova. Ed era un'usanza quella di fare le dispute per l'interpretazione dei testi, perché nella tradizione giudaica, difatti, per poter interpretare e capire la Torah, sia gli studenti, i talmidim, sia i maestri, i rabbini, sono abituati a confrontarsi tra loro su questioni e dispute, anche in modo acceso. Vediamo un po' chi sono i sadducei e i farisei. Chi sono questi due gruppi? I farisei erano opposti al governo romano, mentre i sadducei collaboravano con il potere romano e non credevano nella resurrezione, al contrario dei farisei che ci credevano. Si può quindi dire che Gesù ha vissuto in questo ambiente ricco di contraddizioni politiche e culturali. E per rispondere alla domanda sul grande comandamento, Gesù si è appoggiato su due testi conosciuti dai farisei. Il Deuteronomio al capitolo 6, versetto 5, al Levitico capitolo 19, versetto 18. Egli avvicina questi comandamenti e prendendoli come il cuore della legge e i profeti. Valorizzando l'amore per il prossimo, Gesù semplifica le cose per i giudei, perché all'epoca di Gesù i rabbini trovavano nella legge 613 precetti, di cui 248 permessi e 365 divieti. Quindi con Gesù tutti questi precetti sono riassunti in due comandamenti che esprimono una sola realtà, l'amore. Tutto è riassunto nell'amore. Amerai. È questo il verbo che dovrebbe illuminare i nostri pensieri, le nostre azioni, l'intera nostra vita. Abbiamo difatti due poli, Dio e l'uomo, cioè l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. L'amore per Dio richiede tutto l'essere, la totalità dell'essere umano. Qui Gesù cita la preghiera quotidiana dei giudei. Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Le parole che oggi ti ordino siano nel tuo cuore, le inculcherai ai tuoi figli. Ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Così il Deuteronomio al capitolo 6, versetti da 4 a 7. Nello stesso modo Gesù cita anche il Levitico per parlare dell'amore per il prossimo. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono il Signore. Quindi Gesù ricorda leggi già conosciute,
E il brano evangelico di oggi ci insegna il carattere semplice della legge di Dio. E la legge di Dio è l'amore. Sono comandamenti che i farisei conoscevano, ma la novità portata da Gesù risiede nel mettere insieme i due comandamenti, dando loro la stessa importanza. Per Gesù i due comandamenti si completano e sono simili, e riassumerli, come l'ha detto e fatto Gesù, è andare all'essenziale della nostra vita. Lo dicono quelli che il Signore ha riscattato, che ha riscattato dalla mano dell'oppressore e ha radunato da terre diverse, dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione e dal mezzogiorno. Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, senza trovare una città in cui abitare. Erano affamati, assetati, veniva meno la loro vita. Nell'angustia gridarono al Signore. Ed egli li liberò dalle loro angosce. Li guidò per una strada sicura, perché andassero verso una città in cui abitare. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini, perché ha saziato un animo assetato, un animo affamato ha ricolmato di bene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.